Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo oggi il percorso di informatica, un corso di 8 crediti, 80 ore insieme. Le persone che vedrete alternarsi qui, diciamo così, per questo corso, sono il sottoscritto, mi chiamo Fulvio Corno, e Luisa Barrera, che si occuperà principalmente della parte di laboratorio dei martedì, ma non necessariamente, a volte ci scambieremo magari per la parte di laboratorio rispetto a una lezione, quindi sapete che noi due siamo i docenti di riferimento di questo corso. Più avanti compariranno anche degli studenti borsisti, soprattutto nelle sezioni di laboratorio, per darci una mano a seguirvi meglio. Okay? Grazie Luisa. Io, come ho accennato già nei messaggi che vi ho mandato, queste lezioni sono registrate, quindi verranno pubblicate al termine della lezione, quando arrivo in ufficio ho tempo di caricarle, ma non vengono distribuite in tempo reale. Così non abbiamo problemi o rischi che se la rete non funziona perdiamo la lezione o altro. Okay? E comunque, visto che vedo una buona partecipazione in presenza, fa piacere a tutti riuscire anche a fare didattica in questo modo. Come sempre dobbiamo sempre tenere la mascherina, l'unica eccezione è quando io sono da questo lato della cattedra, abbiamo più di 3 metri di distanza e quindi sono autorizzato a toglierla, anche così si sente un pochino meglio l'audio, però quando dovremo anche avvicinarci chiaramente rispettiamo le regole. Okay? Mandiamo solo la registrazione con le slide a pieno schermo, tanto la mia inquadratura l'ho messa per i primi 20 secondi, o le prime due frasi, ma poi non serve per il resto della lezione. Ok, allora, spendo un po' di tempo per introdurre il corso, cosa faremo insieme, dove arriveremo, su quali argomenti lavoreremo, eccetera, eccetera, no? Quindi questi sono, come dicevo, i dati salienti del corso. Se nessuno ha sbagliato aula, sono cose che dovreste già aver visto. Pochi giorni fa è stato ridefinito l'ultimo tranche di scaglioni, quindi adesso dovremmo esserci assestati sui cognomi compresi in questa fascia alfabetica. No? Non dovrebbero esserci ulteriori spostamenti. Più ovviamente, oltre a queste persone, ci sono gli studenti che l'anno scorso avevano fatto il corso con me, che erano in uno scaglione alfabetico diverso e per qualche motivo non hanno ancora passato l'esame, quindi sono ancora inclusi in quest'aula, quindi magari tra di voi ce n'è qualcuno, non lo so perché l'anno scorso non vi ho visto in faccia, quindi non lo possiamo sapere. Ok, al di là di questo, oltre che benvenuti al corso, ci tengo a farvi un messaggio di benvenuto a Ingegneria. È vero che prima di me avete già avuto delle lezioni, quindi non è un vero e proprio benvenuto, ma questo è il primo corso di ingegneria. No? Le altre materie sono divertentissime, però si fa matematica, fisica, no? Cose più di stampo scientifico. Invece in questo corso si comincia anche ad assaggiare, no, la mentalità ingegneristica. La mentalità ingegneristica è quella di avere di fronte un problema e trovare dei metodi per risolverlo. Okay? E la soluzione a un problema non è mai come la soluzione a un problema matematico che, se sei fortunato, esiste ed è unica, oppure dimostri che non esiste, o tutte queste belle cose. Un problema può essere risolto in un modo, in un altro, in uno diverso ancora, in modo migliore, in modo peggiore, in modo approssimato, perché il mondo è fatto così. No? Quindi il nostro approccio sarà di questo tipo: non esiste mai una soluzione di fronte a un problema, se siamo fortunati ne esistono mille, se siamo sfortunati non esiste nessuna, ma a noi non piace dirlo, piuttosto diciamo che esistono soluzioni semplificate, approssimate, o ci modifichiamo un po' il problema se non riusciamo a risolvere quello originario, alla fine una soluzione dobbiamo darla. Okay? Ovviamente per mille soluzioni ugualmente valide a un dato problema, ce ne saranno 100 miliardi sbagliate. Ok? Ah sì, l'ho risolto, sì, però non funziona e quindi non va bene. No? Questo ci crea un po' di problemi, vi crea un po' di problemi ad adattarci, no? Perché ad esempio una delle
domande più frequenti che arrivano dagli studenti è: ma prof, mi può dare la soluzione dell'esercizio? E no che non posso. Posso darti una soluzione, quella che ho fatto io, ma non è la soluzione. No? Ma su questo ci rifletteremo. È su questo modo di ragionare, no, che si imposta tutto il corso. Poi noi programmiamo in Python e va bene, ma il vero motivo, il vero scopo, no, per cui facciamo questo corso insieme è quello di darci un metodo per affrontare i problemi. Un metodo in cui ci spaccheremo il cervello, perché bisogna andare effettivamente ad analizzare tutti i casi per trovare una soluzione che funzioni sempre, non solo qualche volta. E quindi anche problemi che hanno, lo vedremo oggi, con il primo esempio così, un po' scenografico, problemi che per noi intuitivamente sono facilissimi da risolvere, quando devi formalizzarli e definire un metodo risolutivo preciso, ti accorgi che è molto più complicato. Non puoi più dare per scontate cose che invece umanamente non ti appaiono neppure, no, come problemi. Questo è il vero scopo, il primo scopo del corso, cioè problem solving, affrontare e risolvere, imparare a risolvere i problemi in un modo sistematico e rigoroso. Con gli strumenti disponibili, in questo corso parliamo di strumenti informatici e quindi parliamo di linguaggi di programmazione. Qualcuno di voi ha già fatto un po' di programmazione nelle scuole superiori, altri no, non vi preoccupate, qua partiamo da zero. Ok? Chiaramente partiamo da zero a un ritmo un po' diverso rispetto a quello a cui eravate abituati, ma comunque si parte da zero. E si parte da zero per fare che cosa? Come dicevo, il tema dominante è quello delle metodologie di risoluzione dei problemi, ma non è che lo possiamo studiare dal punto di vista filosofico, questo lo faremo affrontando, risolvendo insieme tanti problemi, tanti esempi. E poi impareremo la programmazione in linguaggio Python insieme alla rappresentazione delle informazioni in modo informatico, in particolare in Python, ma più in generale. Cioè, la prima cosa che devi fare quando affronti un problema è formalizzare i dati. Questo lo facevamo già dalla terza elementare, no? C'era il problemino, tu dicevi dati. Se non hai quelli, non stai imparando di nulla. I dati, le informazioni, ma non sempre sono solo tre numerini sparsi, ma possono essere strutturati, possono essere complessi, quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a imparare a rappresentare queste informazioni per poi poterci lavorare sopra. Diceva un libro di testo di 30 anni fa, il titolo era proprio strutture dati più algoritmi uguale informatica. Quindi da una parte sono le strutture dati come rappresento le informazioni, dall'altro gli algoritmi come le manipolo, quali operazioni faccio. È stato scelto per questo corso il linguaggio di programmazione che si chiama Python, perché è essenzialmente molto semplice da usare come sintassi. La sintassi del linguaggio non è mai l'ostacolo principale nella programmazione, l'ostacolo principale è sempre il ragionamento. Però cerchiamo di semplificare le cose, è un linguaggio moderno, è molto utilizzato, ha moltissime librerie e quindi cerco di raccontarvelo più avanti sulla fine della prima lezione. Vi potrà anche servire come base quando nel prossimo semestre, nel prossimo anno, chi di voi non è iscritto a informatica non vedrà altri corsi di programmazione probabilmente, ma le nozioni che apprendiamo qua possono essere di base per poter usare magari delle librerie Python che vanno bene per l'ingegnere chimico, per l'ingegnere meccanico, per l'ingegnere edile o quello che voi vorrete fare nella vita. Quindi cerchiamo di darvi degli strumenti su cui poi ovviamente voi poi dovete costruire nei corsi successivi, e il linguaggio Python è uno dei pochi che ha questo ecosistema di librerie molto molto ampio e quindi vi dà, diciamo così, degli strumenti per i vari corsi. Poi c'è il dettaglio ora per ora di che cosa faremo, ma questo mi sembra abbastanza noioso, no? Per andare a leggerlo. Come vedete, la maggior parte delle ore sarà dedicata o alla programmazione in Python o a quello che abbiamo chiamato problem solving, cioè ragioniamo sui problemi, sugli esercizi che risolviamo. Questa è la stragrande maggioranza delle ore che useremo in aula, e poi ci sono alcune ore, abbiamo contato 9 ore più o meno, di teoria, quindi un po' l'introduzione che faremo questa settimana, un paio di lezioni che faremo lungo il corso, su come funziona e perché funziona un calcolatore.
Quindi noi impareremo sia a usare il computer, sia anche un minimo, un'infarinatura su come funziona, sui suoi principi e sulla sua struttura generale. E poi c'è la parte di laboratori, dovremmo riuscire a fare 18 ore di laboratorio, quindi 12 probabilmente esercitazioni settimanali di 1 ora e mezza ciascuna, che sono la giornata del martedì, dove siete divisi a squadre, poi parliamo delle squadre. Allora, prima di entrare nel dettaglio su come si organizza il corso, le aule, le squadre, eccetera, eccetera, io vi faccio un esempio semplificato, ma del tipo di problemi che potremo imparare a risolvere. Allora, io parto con una domanda apparentemente banale. Fatemi solo controllare che stia registrando ciò che dico, perché essendo la prima volta è sempre bene. Allora, immaginiamo che ci sia stato, ci diamo questo problema, abbiamo questa curiosità. Quali sono i nomi più frequenti in quest'aula? Ci sono più Maria o più Antonio? O più Teodoro? Facile, no? La domanda è facile. La risposta per il momento non la sappiamo. Allora, magari noi in mente nostra stiamo cominciando a pensare a come poter rispondere. Cioè, se dovessimo rispondere adesso senza un computer, come faremmo? No? Prendi il primo, dice, tu come ti chiami? Riccardo. Riccardo, quanti Riccardo ci sono? E contiamo, ci sono oltre a lui 1, 2, altri 3 Riccardo, e sono 4. Adesso andiamo avanti, ci sarà lei, che non è Riccardo, avrà un altro nome, faremo questo calcolo, nel frattempo dobbiamo avere una lavagna in cui scriveremo man mano, no, i nomi che abbiamo estratto, il numero di mani, e poi alla fine di tutto facciamo le somme e vediamo che ce ne mancano 3. Perché abbiamo fatto casino con le mani, il tizio si è distratto, eccetera, eccetera, e vabbè. Ma fatto questo, avremmo risposto alla domanda? Sì, forse. Qui c'è scritto i nomi più frequenti. I nomi quanti? Uno? Il più frequente? I primi 2? I primi 5? I primi 10? Tutti in ordine? Non c'è scritto. Ciò che stiamo facendo è l'analisi del problema. Cioè, dato il problema che sembra facile, sembra ben posto, quando poi vado ad analizzarlo più in dettaglio, mi accorgo che mancano dei pezzi, mancano delle specifiche, mancano dei dettagli. Allora dovrò cercare come prima cosa di capire bene i problemi e capire bene le specifiche. Esplicitare molte cose che sono sottintese. Cioè, quando io ho detto quali sono i nomi più frequenti, per fortuna non c'è stato nessuno di voi così pignolo da dire ma 3 o 4 i più frequenti. No, vi va bene, no? Vi è andata bene, si è capito il problema. Ecco, però nel momento in cui poi lo devo trasformare in un programma che risolve un problema, che io ne stampi 3 o che ne stampi 20, sono 2 programmi diversi. E se io compro un programma sperando che me ne stampi 20, lui me ne stampa 3, non sono tanto contento, posso arrabbiarmi con chi mi ha prodotto il problema. Quindi questo è il problema di comprensione del problema che stiamo risolvendo. No? In gergo noi lo chiamiamo analisi. Analisi, quindi vado a spezzare, dividere, dissezionare con pignoleria. Ok? L'altra cosa, i nomi. Io sono fortunato che lui si è chiamato Riccardo. Ma se si fosse chiamato Gianmario, non ho nulla contro di Gianmario, ma è un nome composto. Allora, se calcolo le frequenze dei nomi, e ho Gianmario, per fare l'esempio, lo conto come Gian, come Mario, e quindi lo sommo ai Mario, lo sommo i Mario e i Gian, oppure c'è la categoria di Gian Mario che sono solo loro. Allora, come tratto
i nomi composti. Poi non c'è una risposta giusta, lo capiamo, no? Posso decidere in un modo o decidere in un altro. Ciò che non posso fare è non decidere o non accorgermi che c'è qualcosa da decidere. Se non me ne accorgo, salterà fuori un risultato e poi mi chiedo, ma cosa vuol dire questo risultato? Non lo so, perché a questo caso, a questa tipologia di dati non avevo pensato, quindi non so cosa fa il programma in quel caso. No, devo capirlo prima. Ok? Poi qua siamo in un contesto culturale in cui esiste, ciascuno di noi ha un nome e un cognome, no? Non in tutte le culture del mondo esiste questa divisione tra nome e cognome, no? I modi con cui si chiamano le persone sono i più disparati, però per il momento, diciamo così, no, non ce ne occupiamo. Più frequenti, di nuovo, volendo fare i pignoli, arriviamo da un'estate di Olimpiadi, è facile dire chi è il primo se non c'è un pari merito. Nel caso in cui i nomi di uguale frequenza, nel caso in cui esistono dei nomi di uguale frequenza, cosa devo fare? Li devo stampare tutti, solo il primo, elencarli in ordine alfabetico? Nulla di, no? Di difficile, però devo deciderlo, devo specificarlo. Se no, non posso dire di aver definito per bene il problema. Quindi, questo primo passo in cui io leggo un problema, un testo, e nella mia testa mi costruisco un modello dettagliato di che cosa deve succedere. Non mi pongo ancora il come, ma come lo risolvo? Ci penso tra un attimo. Prima capiamo cosa devo risolvere. Ok? E poi c'è la disponibilità dei dati in quest'aula. Allora, se io lo devo far fare a un calcolatore questo lavoro, poverino, io dovrò riuscire a prendere i vostri nomi e metterli dentro questo computer. Perché sennò lui non può. Sì, l'abbiamo fatto prima per alzata di mano, ma... Allora, abbiamo questo dato? Abbiamo questa informazione? No. No, perché io posso tirare giù l'elenco, se il portale funziona, perché prima, allora, non entravo. Voi ci credete che io dal portale della didattica posso estrarre l'elenco degli studenti iscritti al corso? Okay? Posso vedere il vostro elenco, di solito si vede, adesso non, ovviamente non collabora, ok? Ma io non mi fido delle macchine e quindi me l'ho salvato prima questo elenco. Allora, aspetta che lo trovo. È una cosa di questo genere, caricato in Excel, in realtà è un file di testo che contiene, lo ingrandisco un po' ma non tanto, contiene per tante righe per ciascuno persona iscritta al corso, matricola, cognome, nome, mail, un po' di informazioni. No? Questa è l'informazione sugli iscritti al corso che io posso estrarre dal portale della didattica quando funziona. Ok? Allora potrei modificare il problema dicendo quali sono i nomi più frequenti tra gli iscritti al corso. Questo è più facile perché è un dato che ho già. Oppure quali sono i nomi più frequenti tra coloro che si sono prenotati alla lezione di oggi. Anche lì lo posso vedere le prenotazioni che avete fatto, che non è detto che coincidono con chi è effettivamente seduto qua di fronte a me. Possiamo deciderlo. Io non ve lo riesco a far vedere,
perché in questo momento non riesco a entrare, preferisco non usare l'elenco delle persone che si sono prenotate, perché nella tabella, nei dati che saltano fuori, c'è un'unica casella con nome e cognome. Mentre invece in questo file che vi ho fatto intravedere c'è una colonna per il nome e una per il cognome. Quindi sono già separati, perché altrimenti non saprei proprio come fare a separarli, perché se hai nome, un nome solo e un cognome solo, come me, è facile da separare. Ma se ci sono doppi nomi, doppi cognomi, come fai a farlo in automatico? Se ti danno semplicemente un unico campo in cui c'è tutto il nome scritto, nome e cognome scritti di fila. Quindi noi possiamo modificare un attimino la specifica del problema e dire che il nostro problema si trasforma in, dato l'elenco degli studenti iscritti al corso, diciamo così, scaricato dal portale il 2909, perché poi domani magari si iscrive qualcun altro e allora i dati non sono gli stessi. Determinare la frequenza con cui compaiono i diversi nomi degli studenti. Dovrei scrivere studenti e studentesse, ok? Non vi offendete. Determinare la frequenza con cui compaiono i diversi nomi degli studenti e stampare il nome con frequenza massima. E poi magari stampare anche o visualizzare in qualche modo un istogramma con le frequenze dei nomi più frequenti. Scusate, qui lo sto scrivendo al volo, quindi in italiano zoppica un pochino, frequenza, va bene. Poi la possiamo rifare meglio. Però lo stesso problema, che intuitivamente l'avevamo già capito, qui ci siamo dovuti spendere per analizzarlo e specificarlo meglio. Adesso posso passare al passo successivo del come lo risolvo. Come lo risolvo? Non tanto con l'alzata di mano che abbiamo fatto prima, ma a questo punto abbiamo scritto è partendo da quell'elenco. Quindi vediamo come è fatto quell'elenco. Io adesso vi apro un altro file che è simile a quello precedente, ma è falso, perché ci sono i soliti motivi di privacy: nome, cognome, numero di matricola, sono dati sensibili, io non è che posso farli vedere registrati a tutti, eccetera. Allora, questi sono gli stessi nomi, cognomi, numeri di matricola, ma rimescolati. Ok? Per cui Landini sicuramente non si chiama Mattia, si chiamerà in un altro modo. C'è una persona che si chiama Landini, un'altra che si chiama Mattia, e io ho rimescolato le colonne. E non ha sicuramente questo numero di matricola. Questo numero di matricola ce l'ha qualcuno, ma qualcun altro. Ok? Quindi a questo punto qua non è più possibile ricostruire l'identità di nessuno. I dati sono gli stessi, ma li ho rimescolati per non avere problemi, diciamo, di privacy. Ok? Allora, noi abbiamo un file di questo genere, in cui c'è una riga di intestazione, poi tante righe, una per ciascuno studente, e noi siamo così fortunati da essere in più di 300. E a noi interessa essenzialmente la colonna verde. Cioè di tutto il resto non ce ne frega niente. Ah no, non abbiamo ancora specificato cosa fare con i nomi doppi. Doppi o tripli, eh? Perché no? Perché mettiamo limiti alla fantasia dei genitori? Quindi, nel caso i nomi doppi o multipli, e qui possiamo decidere, possiamo continuare la frase scrivendo verranno trattati a parte, cioè verranno considerati come nomi unici, oppure verranno spezzati nelle singole parole e andranno a conteggiare le frequenze delle rispettive parole. Facciamola
abbiamo di fronte a noi una scelta e scegliamo la soluzione più comoda per noi, più facile per noi, che ci dia meno lavoro. Quindi verranno considerati come distinti, diversi dai componenti, dalle loro componenti. Quindi Andrea Remy è un nome e non va a sommare la frequenza degli Andrea, né dei Remy, ma non credo che ce ne siano molti. Ok? Ok, abbiamo solo puntualizzato questo, ci eravamo dimenticati di questo dettaglio, ma è così, nel senso che tu non riesci mai all'inizio a pensare a tutto. Cerchi di pensare bene, poi quando vai avanti dici, ah, mi sono dimenticato un pezzo, torniamo indietro e ridefiniamolo. È normale come processo, no? Dicevo, la progettazione è la parte in cui ho capito cosa devo fare, cosa, e devo decidere come farlo. Cioè, che procedura, procedimento posso adottare? Allora, un procedimento potrebbe essere replicare quello che abbiamo pensato di fare prima con l'alzata di mano. No? Io ho preso il primo seduto qua davanti e qua prenderò la prima riga del file, Vito. E allora mi chiedo, quanti Vito ci sono? E leggerò tutto il file, riga per riga, leggo, lo faccio fare al computer, per fortuna non lo faccio io, e tutte le volte che c'è un Vito lo conta. E alla fine di aver letto tutto il file avrò il numero dei Vito. Poi, fatto questo, metto da parte questo numero e passo alla seconda riga. La seconda riga è di Mattia. Allora da lì leggo tutto il file, tutti i nomi, cercando se ci sono dei Mattia, se sì conto quanti ce ne sono, quando sono arrivato alla fine del file avrò il numero di Mattia e lo metterò a fianco del numero di Vito. E così via. Devo solo fare attenzione che quando arriverò alla riga 17, dove ho un altro Mattia, non lo devo più contare. Perché Mattia li ho già contati prima. Se contassi a partire da qua in poi, ne troverei uno di meno, perché ce n'era già uno prima, ma in realtà il valore ce l'ho già. Mi quadra? Così arriveremo alla fine. Allora, vediamo come possiamo riassumere questo procedimento. Chiamiamolo 1, perché poi magari ce ne vengono in mente altri. E lo possiamo riassumere dicendo, prendo la prima riga del file, o prendo il nome dello studente o studentessa nella prima riga del file. Poi analizzo il nome presente in tutte le altre righe, tutte le successive del file, righe del file. Chiamiamolo, questo nome dello studente, chiamiamolo N. Analizzo, si scrive diversamente. Poi cosa farò? Se, qui il nome presente, allora questa frase, scusate, è scritta male, perché il nome è singolare, tutte le successive righe è plurale. Quindi se dico il nome in tutte le righe non ho un nome, ne ho tanti. Devo spiegarmi meglio, le prendo una per volta questa riga. Quindi non in tutte, ma in ciascuna delle. Così ce l'ho a singolare. Allora a questo punto lo posso chiamare N1. Quest'altro nome. Quindi N è il nome Vito e N1 sono i vari nomi che trovo.
E poi se n1 è uguale a n, contalo. Contalo che vuol dire? Contalo. Tieni conto che ho trovato un altro n. E poi, quando sono arrivato alla fine del file, salvati, salva, n, diciamo così, scriviamo così, n virgola conteggio. Cioè il nome e il conteggio di quante volte l'ho trovato. Tutto questo programma mi conta i Vito. Poi però devo andare avanti. Allora dirò, prenderò il nome dello studente nella seconda riga del file, e rifaccio la stessa cosa, no? Tanto faccio copia e incolla 300 volte e sono a posto. La seconda, terza, quarta, quinta riga, eccetera. Magari no. Alla fine non devo, io dovrei fare una cosa di questo genere, no? Per la seconda riga del file. E poi per la terza, poi per la quarta, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente sto facendo la stessa cosa. Semplicemente prendo come n un valore di partenza diverso. E allora mi conviene dire che anziché fare copia e incolla tante volte, diciamo, ma il lavoro da fare è questo, lo devo ripetere molte volte. Quindi anziché dire rifai tutto, potrei scrivere qualcosa, ripeti dal punto A, allora diamo il nome a questo punto, A, finché non sei arrivato al fondo, finché non sei alla fine del file. No? E lo ripeto tante volte, non posso dire ripeti da A e fermare qua la frase, perché altrimenti questo ripete, non si fermerà mai. Tra 200 milioni di anni è ancora lì che lo fa. Devo dire sì, ripeti da A, ma poi a un certo punto, quando hai finito i dati, fermati. La vocina dietro da noi dice, è ovvio che quando hai finito i dati fermi. No, non c'è niente di ovvio. Qua, è una macchina, mica capisce. C'è ancora un altro problema qua. È questa parolina prima. Perché se io quando ripeto da A, riprendo di nuovo come n, quello che c'è scritto qua, il nome dello studente della prima riga del file, sto di nuovo calcolando Vito. E alla fine mi troverò una statistica di Vito incredibile. Quindi direi della prossima riga del file. Purché non sia secondo Mattia. Cioè, purché questo n non sia ancora stato conteggiato. Quindi, innanzitutto, prendo questo nome dello studente, verifico se n è già presente nei nomi salvati, non fare nulla. Altrimenti, se n non è presente tra i nomi salvati, fai queste cose. Allora, come faccio qui a metterlo un po' ordinato? Posso fare così. Rientriamo queste cose per dire, guarda, questi tre punti li faccio solo se è verificata quella condizione. Con le alzate di mano era più facile. Però alla fine arriviamo con una certa fatica ad avere
salvati da qualche parte, qui non abbiamo ancora parlato di strutture dati, stiamo ancora ragionando di metodo, no? Di lavoro, tante coppie di un nome e un numero a fianco. Oh, attenzione, un altro, questo contalo e questo conteggio sono due cose che magari potremmo scrivere meglio. Diciamo così, incrementa il conteggio. Perché una cosa di cui non abbiamo fatto attenzione, a cui non abbiamo fatto attenzione prima, io prima, quando contavo le mani, non ho la vista laser che a un colpo d'occhio so quante mani ci sono alzate. Ma vado, le conto una, poi due, poi tre, poi quattro. Quindi ho un numero che parte da uno e si incrementa ogni volta che vedo una mano in più. Quindi contare qualche cosa significa partire da uno, partire da zero e incrementare tutte le volte che ne trovi uno. Quindi incrementa il conteggio. Ma ovviamente il conteggio deve partire da zero. Parti da conteggio uguale 1. E questo parti da conteggio uguale 1 mi serve la prima volta potrebbe essere quasi scontato, ma poi quando vado sul secondo nome, sul terzo, io devo essere sicuro che quando incremento questo conteggio non vado a incrementare il numero dei Vito, cioè il numero che avevo come risultato dei Vito, ma riparto da capo col conteggio. Quindi se il nome N è da elaborare, lo voglio elaborare partendo da 1 col conteggio di quel nome lì, evitando che lui continui dal conteggio cui è arrivato prima. Quindi quando chiedo di alzare le mani per chi si chiama come lei, non devo continuare rispetto al 4 che avevo prima, ma devo ripartire da 1. È di nuovo ovvio, ma va esplicitato. E così via. Allora, alla fine di questo, cosa abbiamo? Abbiamo tutti questi dati ordinati come? E man mano che li ho trovati. Quindi prima avrò Vito, dove è andato? Poi avrò Mattia, poi avrò Francesca, poi avrò Davide, poi avrò Matteo, poi avrò Andrea Remi 1, poi avrò Nicola, Nicolò, eccetera, eccetera. Sono metà perché poi dovrò decidere chi vince. Quindi trova tra i dati salvati il nome che corrisponde al conteggio maggiore, massimo. Attenzione che matematicamente questa frase scricchiola, perché se parlo di massimo devo essere sicuro che non sto parlando, che il massimo esista. E per esistere il massimo devo avere almeno un dato. Sono sicuro di avere almeno un dato? Ma sì, dai. Dopodiché il nome che corrisponde al conteggio massimo potrebbe non essere unico, il pari merito. Il nome o i nomi che corrispondono al conteggio massimo. Potrei avere più persone, che ha più nomi diversi che hanno lo stesso conteggio. Ok? Anche questo lo potrei decomporre, questa. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto devo trovare il massimo e poi devo estrarre i nomi che corrispondono al massimo. E come faccio a trovare il massimo? Prendo uno per uno e lo vado a confrontare, beh, poi ci pensiamo. Quello che voglio dire è che io questa prima parte l'avrei potuta semplicemente riassumere dicendo crea una tabella con tutti i nomi presenti una sola volta, riportandoli una sola volta, e da fianco ciascuno la sua frequenza di apparizione.
come fare a far questo così. Il passo successivo, di nuovo, dopo che ho creato questa tabella, devo trovare tra questa tabella i nomi che corrispondono al massimo. Questa è una frase che noi capiamo, è abbastanza precisa, ma poi bisogna spiegarla a un livello più dettagliato in modo che sia operativamente eseguibile dalla macchina. E quindi bisognerà anche qua decomporre questo in trova il massimo e poi conta gli elementi col massimo, eccetera, eccetera. Adesso qui non abbiamo tempo di arrivare fino in fondo, no? A decomporre. Però quello che stiamo facendo è ragionare su un possibile metodo risolutivo. Prima abbiamo un'idea di alto livello. La prima idea è: mi faccio questa tabella e poi la analizzo. Penso che sia venuto in mente a tutti. Ho una tabella con tutti i nomi a fianco i numeri. Quindi la prima metà del lavoro è creare questa tabella, la seconda metà del lavoro è, una volta che questa tabella, determinare i vincitori, metterla in ordine, il più grande, il più piccolo, eccetera. Questa è già una scelta di progetto. Abbiamo già fatto un primo passo. Dopodiché ciascuno di questi passi di progetto, fase 1, fase 2, creo la tabella, analizzo la tabella, va decomposto in passi più piccoli, cosa che abbiamo fatto ad esempio col primo, non abbiamo ancora fatto col secondo. Man mano che andiamo avanti, che impareremo a fare queste cose, ci potremo fermare ai livelli più semplici, perché alcune cose saranno scontate. Se noi adesso ci mettessimo, come faremo la settimana prossima, a dire come faccio a trovare il massimo, ci dovremmo ragionare passo passo. Una volta che poi l'avremo capito, ragionandolo passo passo, dalla settimana dopo, tutte le volte che devo trovare un massimo, ma anche un minimo, ma anche un conteggio, vabbè, ho capito, lo so già fare. E quindi non sarà più necessario per me, quando penso a un problema, andare a dettagliare i singoli passi delle operazioni più semplici, più elementari. Okay? La prima volta uno deve arrivare a toccare terra, poi comincia a costruire e poi, una volta che ha capito come si risolvono alcuni problemi, risolve i problemi più grandi ricomponendo i metodi di risoluzione che già aveva imparato per i problemi più semplici. Non vi spaventate che nella prima metà di questo corso sembra che facciamo cose sceme, facili, ridicole. Perché stiamo costruendo i mattoni con cui nella seconda metà del corso faremo cose più complicate. Quindi non prendetelo sotto gamba, dicendo ma sì, questo l'ho capito, sì, l'ho capito, ma prova a farlo. Perché un conto l'hai capito da lontano, un conto hai provato a farlo, ci sei riuscito e ti è entrato, no, il concetto in testa e quindi lo puoi riusare questo concetto senza ogni volta ripartire da capo. Ok, quindi un ragionamento di questo genere. Tra l'altro questo modo di risolvere questo primo problema è un modo totalmente inefficiente. Funziona? Sì. È furbo? No. Perché non è furbo? Ma perché io quel file lo sto scorrendo 300 volte. Perché sul primo nome scorro tutto il file, poi torno su, prendo il secondo nome e scorro tutto il file. Lo leggo 300 volte. Quindi sto leggendo, quante volte leggo un nome e lo confronto? 300 per 300, va? 90.000. Magari c'è un modo di fare questa cosa, diciamo così, in una passata sola. Sì che c'è il modo. No? Ci pensiamo, lo troviamo, semplicemente vorrebbe dire che prendo il nome, appena lo vedo lo metto già nella tabella con un conteggio che non è il conteggio finale ma è il conteggio provvisorio. Ok, senti Vito, ti metto lì, ti metto uno. Non offenditi se ti ho messo uno, perché poi magari quell'uno, se trovo degli altri Vito, aumenta. Ma nel frattempo ti ho messo lì. Poi trovo chi era Mattia il secondo, e allora scriverò Mattia 1. Poi trovo Davide, Francesca, eccetera. Quando ritroverò di nuovo Mattia, mi accorgo che ce l'ho già, e c'era un 1, e quindi vado a incrementare quell'1, lo faccio diventare 2. C'è un po' più di lavoro da fare, perché ogni volta che trovo un nome devo andare a vedere se c'è già, se non c'è ancora lo devo mettere col valore 1 e se c'è già devo prendere il valore che c'era e aumentarlo di un'unità. Però ogni nome lo prendo in mano una volta sola.
non sto a dettagliare quest'altra procedura, è un altro modo, come dicevo prima, ci sono mille modi diversi di risolvere un problema. Lo stesso passaggio, crea una tabella con i nomi presenti, si può, ecco, con a fianco le loro frequenze, si può fare in modi diversi. Uno l'abbiamo analizzato, l'altro l'abbiamo accennato a voce velocemente, ma ce ne saranno altri. Ok? Un altro. A nessuno viene in mente un altro modo? Metti in ordine alfabetico. Prendo i nomi, li metto in ordine alfabetico, così tutti quelli che si chiamano nello stesso modo li ho vicini e è facile contarli. Poi c'è il problema di capire come fare a mettere in ordine alfabetico, però è un altro approccio. Dimmi. Ok, allora lui dice, quando trovo un nome, lo ripeto per la registrazione, per chi dietro non ha sentito, quando trovo un nome lo cancello dall'elenco. Così questo elenco via via diventa più piccolo e mi spaventa di meno. No? Non è che cambia tanto la sostanza, perché noi anche qua, quando eravamo a metà file, andavamo a vedere solamente le successive righe del file. Quindi prima non è vero che ho detto lo faccio 300x300, perché la prima volta ne faccio 300, la seconda volta ne faccio 299. E quindi già ne sto considerando di meno, anche se non le cancello. Quindi non cambia tanto la sostanza. Però è un altro modo per evitare i duplicati, i doppioni. Ce ne saranno modi diversi. Ciascuno di noi, di fronte al problema, lo progetterà in un modo diverso. Gli viene in mente un'idea prima di un'altra, a uno viene in mente un'idea più furba, all'altro più furba ancora, e andrà avanti a progettare secondo, non voglio usare il termine ispirazione, ma l'idea, il ragionamento che ha fatto. Quindi proprio per questo, mentre sull'analisi si può concordare, perché stiamo cercando di capire un problema che è stato dato, sulla progettazione siamo qua circa 200 persone, mi aspetto almeno, non 200, ma almeno 20 modi diversi di affrontare i vari passaggi, no? Tutti giusti, tanti giusti. E qui abbiamo finito la parte difficile. Poi c'è la parte di implementazione. Cioè, questa cosa che per me sono, finora, cosa sono state? Delle note in italiano, su un file di testo, su un foglio di carta. Io non scrivo su un foglio di carta perché non ho una scrittura talmente orribile che non riuscireste a leggere cosa scrivo. E quindi scrivo a video. Ma alla fine è la traccia del pensiero, del ragionamento che faccio nel decomporre un metodo risolutivo del problema. Questa è la parte difficile. Non dare nulla per scontato, pensare a tutti i casi possibili e trovare un modo di arrivare al risultato che intuitivamente lo vedo, mannaggia, però devo riuscire a trovare un metodo sistematico per ottenerlo. Fatto questo, bisogna prendere questo e tradurlo in un linguaggio di programmazione. E vabbè, bisogna poi imparare sto cavolo di linguaggio di programmazione. Ci avrà una sintassi, avrà delle regole, delle parentesi tonde, dei due punti, delle virgolette. E vabbè. Questo è più facile. All'inizio dicevo, ma non so cosa vuol dire. Ma non importa, non so cosa è un linguaggio, non ho mai programmato. Non importa, non è lì la difficoltà. In Python impareremo 40 istruzioni in tutto, cioè non c'è... La difficoltà è progettare una soluzione in modo che poi le singole istruzioni, i singoli passaggi che descriviamo nella soluzione che abbiamo progettato, siano facilmente traducibili nel linguaggio di programmazione. Quindi se io qua scrivo a un certo punto corrisponde al conteggio massimo, l'ho scritto, vuol dire che ho in mente in Python come si fa a calcolare il massimo. Allora non mi serve andare più in dettaglio qua, perché so che qua dovrò fare un'operazione che domani saprò tradurre in Python facilmente. La sua proposta era mettiamo i nomi in ordine alfabetico, allora lo posso usare questa proposta sì o no? Sì se
se conosco in Python come si fa a mettere in ordine alfabetico un elenco di nomi, oppure se qua vado a descrivere, a decomporre un procedimento per ottenere questo ordinamento. Quindi in qualche modo, dov'è che si ferma questo lavoro di decomposizione? Si ferma a quelle che sono le operazioni primitive supportate dal linguaggio. Ovviamente quindi man mano che impariamo il linguaggio capiremo quali sono le operazioni supportate e quindi capiremo a che livello di dettaglio. Questa prima frase è un livello di dettaglio troppo alto. Non si può tradurre direttamente nel linguaggio di programmazione. Non c'è nulla, c'è nessuna istruzione che faccia questo. Però ciascuna di queste frasi, sì, corrisponde a un'istruzione effettiva, no? Del linguaggio. Una o più istruzioni, un gruppetto di istruzioni che sono facili da tradurre. Quindi, da un lato quindi abbiamo un processo top-down di ragionamento costruttivo, quindi abbiamo fatto una fase di analisi distruttiva, abbiamo smontato il problema e poi abbiamo costruito una soluzione. La soluzione l'abbiamo costruita sulla base del modello mentale che ci siamo fatti del problema e non di che cosa c'è scritto nel testo. Se qualcuno di voi legge una parola del testo, frequenti ad esempio, e cerca di dire, sì, ma io come faccio a scrivere in Python i più frequenti? Sta sbagliando. Scusate, non trovo un modo più gentile di dirlo. Non è una traduzione come dall'italiano all'inglese, in cui anche lì se traduci parola per parola fai delle schifezze. Qui devi tradurre dal testo al modello concettuale del problema e da questo a un metodo risolutivo, che magari va in tutt'altro ordine rispetto a come l'ha descritto il testo. Calcolo alcune cose prima di altre o in un modo completamente diverso da quello che il testo lasciava intendere. Questa frase è troppo semplice per poter apprezzare ciò che sto dicendo, ma lo faremo negli esercizi più complicati. Quindi alla fine c'è quella fase di codifica della soluzione. Devo scrivere nel linguaggio obiettivo, nel nostro caso in questo corso sarà il linguaggio Python, codificare i vari passaggi. E poi test debugging, cioè verificare che funzioni. Perché io, ciascuno di noi è bravissimo, non sbaglia mai, né nell'analizzare un problema, né nel progettare una soluzione, né nel tradurre la soluzione in un programma. Ma per quei pochi fuori da quest'aula che sbagliano talvolta, capita che ti arriva alla fine un programma che non fa quello che dovrebbe. No, che lui fa quello che deve, ma non fa ciò che tu pensavi che lui facesse. Hai scritto un programma, secondo me questo programma risolve questo problema. Uno lo usa e dice, no, guarda caro, ma mi ha dato un risultato completamente diverso. O parzialmente diverso, o in questo caso specifico non ha funzionato esattamente come doveva. Tutti i programmi hanno dei bug, dei malfunzionamenti, degli errori. Tutti. Si stima che anche i programmatori professionisti, ogni 10 righe di programma un errore lo fanno. Ci sono alcuni errori veniali, dimenticato di chiudere una parentesi, ma facile da correggere. Sono alcuni errori di logica, ho dimenticato di rimettere a uno il contatore, me ne accorgo facilmente, lo vado a correggere. Ci sono alcuni errori di impostazione che invece mi fanno buttare via tutto dicendo avevo capito una cosa e invece ce n'è da fare una completamente diversa. Quindi facciamo attenzione al tipo di errori. Ciò che dice chi fa sviluppo software in modo professionale dice che grosso modo ci vuole lo stesso tempo per scrivere un programma, quindi progettarlo, implementarlo, che per testarlo. Io ci ho messo 3 giorni a scriverlo, quando ho finito di scriverlo non ho finito, sono a metà. L'altra metà è verificare che funzioni. Come? Con dei dati di prova. Provo a dargli dei dati di cui conosco il risultato e vedo se mi calcolo il risultato giusto. Magari anche dati malati. Ti do una classe con uno studente solo. Ti do una classe in cui tutti si chiamano allo stesso modo. No? Dei casi limite, vedo se funziona anche nei casi limite. E a questo punto il programma è finito,
chi l'ha sviluppato, l'ha testato ed è convinto che non contenga più errori, nessuno può essere sicuro che un programma non contenga errori, ma avendolo testato adeguatamente, via via, più lo testo, più mi convinco che funzioni, e quindi posso consegnarlo, venderlo, posso darlo in mano a qualcun altro che lo possa usare. A questo punto chi lo usa non ha più bisogno di capire nulla, ha un programma, ci clicca sopra e il programma calcola il risultato. E quindi esegue il programma che io ho scritto. Su dei dati reali che nella maggior parte dei casi questi dati reali non sono neppure noti a chi ha scritto il programma. Io magari ho scritto questo programma ma non avevo accesso all'elenco dei nomi, e beh, mi sono fatto un elenco mio di prova che ho usato per testare il programma. Poi lo do a un collega e il collega lo proverà sugli iscritti della sua classe che io non vedo. Quindi molte volte il mio programma lavorerà su dati che io programmatore non conosco. Questi dati li scoprirà il programma nel momento in cui viene lanciato. E quindi se il mio collega ha una classe strana in cui, che ne so, c'è, non so se possa esistere, una persona che ha un cognome ma non ha il nome, non so se può esistere, però ipotizziamolo, e io non ci ho pensato nello scrivere il programma perché nel mio caso non è capitato, e quando gli do il programma lui dirà a me non funziona, perché non funziona in quel caso particolare. Quindi la difficoltà non è tanto, dato un problema, noi diciamo informatici, un'istanza di un problema specifico, risolvere quello. Perché la peggio conto a mano. Il problema è che quel programma deve essere in grado di risolvere qualunque istanza di quel problema, cioè qualunque variazione sui dati dei quali devo calcolare lo stesso output, lo stesso risultato. Quindi, e per insegnarlo alla macchina, a monte devo essere io a saper prevedere tutti i casi che si possono verificare e saper risolvere quel problema in tutti i casi che ho identificato. No? Un po' quando imparate, che ne so, la formula delle equazioni di secondo grado, no? Quella è una formula, ma non basta applicare quella formula, perché prima devi vedere se A è uguale a 0, se B è uguale a 0, se degenera come equazione di primo grado, se è una soluzione, se ne ha due. Sono 10 anni che ve la smenano queste equazioni di secondo grado, quindi l'avete già assorbita. Però lì dentro c'è tutta una casistica che ormai avete imparato a riconoscere. Allora, un conto però è sapere, dato quell'equazione, saperla risolvere. E quindi applicare il metodo che ho imparato a un caso specifico. Un conto se vi chiedessero, descrivi esattamente come ti comporti quando incontrerai un'equazione di secondo grado qualunque, e questo diventa più complicato. Perché devi vedere tutte le ramificazioni possibili, è uno dei primi esercizi che faremo, tra l'altro, abbastanza facile. E quindi io ho fatto questo esercizio prima di voi e alla fine è saltato fuori un programma grosso modo di questo genere, ma ce ne sono 100.000 diversi possibili, in cui prima ho, ma non sto a commentare il codice perché tanto impareremo a farlo, no? Grosso modo i temi d'esame non sono molto diversi da questo tipo di complessità, un pochino più lunghi ma non tanto. In cui leggo il file, estraggo delle cose, faccio dei conteggi, vedete che qua c'è una frequenza uguale a frequenza più 1, con delle parentesi quadre tonde che non sappiamo cosa vogliono dire adesso, ma non importa, non è questo lo scopo. Ma avendo sviluppato questo ragionamento, si tratta di tradurre con una sintassi, con delle variabili, con delle regolette relativamente semplici. E poi stampare il risultato. Poi adesso mi dite se siete curiosi di sapere qual è il risultato. Lo facciamo? Allora, questo è il... l'avevo già preparato prima. Questo è il file con i nomi tutti rimescolati. Questo è il programmino che ho scritto, ma non è neanche dei migliori. Ho scritto mentre imparavo Python, quindi... adesso lo scriverai meglio forse. E
questo ambiente, questo programma, scusate, ho cliccato nel posto sbagliato, qua. Questo programma PyCharm è quello che useremo, no? Per sviluppare programmi in Python, e dalla settimana prossima lo conosceremo meglio. La cosa, qui dentro c'è il programma che abbiamo scritto e questo triangolo verde vuol dire esegui. Quindi quando clicco su questo triangolo verde sto dicendo voglio eseguire questo programma e questo programma tra le varie cose aprirà e leggerà questo file. E poi fa i calcoli e alla fine stamperà dei risultati. Stampa quante volte compare il nome più frequente, stampa qual è il nome più frequente, eccetera, eccetera. Non facciamoci spaventare dalle parentesi, dalle virgole, dalla sintassi, sono dettagli. E quindi se io faccio run, lui mi stampa, nella classe ci sono 310 studenti, che non è vero, è nell'elenco degli iscritti, non è proprio la classe, no? L'abbiamo modificato. Il nome più frequente compare 12 volte e si tratta del nome di Andrea. Poi ci sono altri nomi che compaiono più di una volta, forse qui è sbagliato, perché vuol dire più di due volte, da tre in su. Ecco, io ieri ho corretto questo perché mettendo due saltavano fuori troppi nomi, l'ho corretto in tre, ma mi sono dimenticato di correggere il messaggio. Quindi un errore, come dicevo, ogni programma ha degli errori. In questo caso è un errore di stampa. I nomi che compaiono più di due volte, dovete leggere qua, sono questi. E vabbè, potete sapere, Mattia ovviamente c'è, perché l'abbiamo già visto. E in più ho anche fatto disegnare un istogrammino di questi nomi che compaiono almeno tre volte, perché altrimenti sarebbe troppo illeggibile, e così possiamo vedere quali sono i nomi più frequenti, a partire da Andrea a scendere fino alle persone di cui esistono tre nomi uguali nell'elenco. Dimmi. Non l'ho fatto. Allora, la sua domanda è, ma come hai fatto a distinguere, ad esempio, Francesco da Francesca? Come li hai trattati? Li ho trattati come nomi diversi. Ok? Non ho fatto nessun tentativo di riconciliare, c'era anche un Nicolò, se non sbaglio ho visto uno scritto con la K e l'altro invece scritto con la C. Per me sono due nomi diversi, distinti. Ok? Avrei potuto complicarlo. Quando andrete a fare... E mi dai l'occasione per puntualizzare una cosa che ho dimenticato di dire prima. Quando andrete a costruire la vostra soluzione, andrete a progettare le vostre soluzioni, ma anche già prima quando fate l'analisi dei problemi che vi vengono dati, ci sono molti, come abbiamo visto, dettagli da puntualizzare o scelte da fare. Cosa devo fare quando potrei decidere una cosa oppure un'altra? Poter decidere di normalizzare, tra virgolette, in qualche modo i nomi oppure no? Allora, se non ho altri motivi, scelgo la strada più semplice per me, quella che mi permette di lavorare di meno. Ricordateci che la premessa dell'informatica è che gli informatici sono pigri, ok? Quindi fanno meno cose possibili, le fanno fare alla macchina. Per quello non ho fatto copia e incolla 300 volte, ma mi sono scervellato, faticato di più per trovare un modo generale per farlo una volta sola. Siamo un po' strani. Le cose ripetitive non ci piacciono. Allora, è più semplice per me fare un programma che se vede Francesco e Francesca, per fare il tuo esempio, li tratta come nomi diversi, oppure fare un programma che li tratti come nomi equivalenti? Diversi, perché non devo fare nulla di più. Perché altrimenti dovrei darmi tutte delle regole per capire quali sono questi nomi equivalenti. E sarebbe molto probabilmente più lunga quella parte del programma che non tutto il resto. Questo principio voi faticate a acquisirlo. Non so chi, non so perché, non so come, vi hanno inculcato che una cosa più è complicata più è bella. Quindi andate a volte a complicare le cose inutilmente, ma perché non hai fatto così? Ma no, ma mi sembrava più, no, più completo, no? No. Ok?
non complicate inutilmente le cose, cercate la soluzione più semplice, cercate la strada più breve. Ok, non è detto che sia la più facile, no? A volte trovare una via più semplice richiede più ragionamento, però non andate a complicarvi a fare programmi enormi, lunghi, che travasano i dati 3 volte. Quindi tutte le volte che siete di fronte a una scelta cercate sempre di fare la scelta in modo da semplificarvi il lavoro, quando potete. In questo contesto scolastico si può. Se fossi in un contesto lavorativo e dici ma guarda, c'ho questi nomi, devo considerarli o no? Queste equivalenze tra nomi. E se però c'è qualcuno che ti sta commissionando, ti sta pagando per fare questo programma, alla fine è lui che decide. Guardi, qui c'è ambiguo, questi nomi come li devo trattare? Io li tratterei come diversi. E no, no, assolutamente vanno trattati come equivalenti. E allora lì ti tocca risolvere. Quindi nel caso reale, tanto per sintetizzarlo, nei casi reali la risoluzione dell'ambiguità è di fatto una negoziazione con il committente, cioè con colui che ha bisogno del programma. Capire se c'è un dubbio è perché tu che stai sviluppando il programma e colui che te l'ha commissionato, ipotizziamo, non vi siete capiti bene sui dettagli. Allora, questo dettaglio, come ci mettiamo d'accordo? Quindi spesso va fatto questo tipo di approfondimento. In questo caso, invece, dove avete un testo di esercizio e lo dovete risolvere, cercate di allenarvi a trovare la strada più semplice. Ok, questo era un po' un esempio di ciò che impariamo a fare qua dentro, di ciò che impariamo a fare in questo corso. Impariamo a prendere i problemi e a risolverli in questo modo. La parte di codifica della soluzione del linguaggio si impara, si studia un pezzo per volta. Si studia, diciamo. La parte di progettazione non è che si studia, si impara facendola, si impara allenandosi, si impara mettendosi in gioco e provando a ragionare, provando a trovare soluzioni. Per alcuni è facile, viene spontaneo, è intuitivo. Per altri è una strada in salita. Se mi chiedeste di scrivere una poesia o fare un disegno, mi metterei a piangere, no? Perché non saprei da che parte partire. Perché ciascuno di noi ha la testa fatta in un certo modo, è predisposto per certi tipi di ragionamenti piuttosto che altri. Qui non dico che sia impossibile, non lo è, poi qui le pretese di questo corso non sono molto elevate. Però sarà difficile per alcuni di voi imparare a pensare in un modo diverso. Qui si pensa in un modo assolutamente logico-razionale, mentre invece in molte materie o molte persone si trovano meglio a ragionare per analogia, ad esempio, per similitudine. Qua non serve. Quindi chi trova difficoltà nell'approcciarsi a questa materia sta trovando difficoltà nel riuscire ad analizzare il proprio ragionamento e esplicitare il proprio ragionamento. Questo è il lavoro che c'è da fare. In più, la programmazione ha questa caratteristica, che tu fai una cosa, oggi non ti viene, domani la riprovi, non la capisci, dopodomani ci riprovi ancora, ti arrabbi, il giorno dopo continui a non capirci niente, ma poi a un certo punto si sblocca. Ci sono dei percorsi di frustrazione, in cui tu non riesci proprio a farti entrare in testa un concetto, ci provi, lo riprovi, eccetera. Poi a un certo punto, ve lo assicuro, si sblocca. Allora, il lavoro che dovete fare è di riuscire a non cedere nelle fasi di frustrazione, andare avanti, sapendo che poi dopo quel concetto si sblocca. E una volta che si è sbloccato, non riesci più a uscire. Una volta che avete capito un concetto di questi, essendo poi alla fine è logica, quindi fa parte del nostro modo di pensare, non si dimentica più.
e diventa una cosa che come vi comporterete come se l'aveste conosciuta da sempre e su quella potete costruire il passo successivo. Però sappiate che per alcuni questo periodo che ho chiamato di frustrazione dura mezz'ora, per altri dura una settimana. E poi la settimana dopo c'è un gradino in più da fare, c'è un altro nuovo e così via. Quello che succede, si è visto sperimentalmente, è che questi gradini ogni volta che vai avanti diventano più corti e più alti. Cioè hai dei periodi di frustrazione più brevi e dei passi di apprendimento maggiori. Quindi man mano che si va avanti si riesce a ingranare meglio. È difficile iniziare. Ok. Vi racconto, poi facciamo un po' di pausa, perché 3 ore consecutive non si possono reggere ovviamente. No? Però prima della pausa vi do solo una panoramica del motivo per cui abbiamo scelto Python come linguaggio. Quindi un po' più rilassante questa parte qua. Come linguaggio da usare in questo corso, no? Beh, innanzitutto questo è un linguaggio che è stato inventato da questo signore Van Rossum, si chiama Guido ma si dice Guido perché lui è olandese. È un linguaggio gratuito, quindi non c'è da pagare nessuna licenza d'uso per l'uso di questo linguaggio. È stato pensato per essere di facile apprendimento, ma non solo di facile apprendimento, è stato pensato anche per essere già pronto all'uso in molti campi applicativi. Questo è il logo di Python che sembra un serpente, 2 serpenti, no? Con tanta fantasia. In realtà il nome Python non c'entra niente con serpenti, col pitone, ma è stato dato dal film di Monty Python di cui Van Rossum era appassionato. Questo è un linguaggio tra i più diffusi al mondo, adesso qua ci sono un po' di link per chi è interessato alle statistiche che fanno vedere che tra i linguaggi più richiesti e più utilizzati, qui appunto ho riportato un po' di varie statistiche, ma come dico, chi è interessato ai dati ci sono tutti i link per andarsela a vedere, per dire che non abbiamo fatto la scelta strana della cosa di nicchia. Python, Java e C, C++ e JavaScript alla fine sono i linguaggi che coprono, no? La maggioranza degli ambiti di programmazione. Nel caso del linguaggio Python c'è un sito web di riferimento da cui siete andati, no? Per scaricare l'interprete stesso del linguaggio, quindi vi ho fatto scaricare 2 cose. Uno è il linguaggio, cioè il programma Python che è in grado di leggere i programmi scritti in Python ed eseguirli. E l'altro, PyCharm, è l'ambiente di sviluppo in cui scrivo i codici, salvo, creo i progetti, eccetera, eccetera. Che non è indispensabile, ma è comodo. La filosofia di Python, diceva Van Rossum, è di avere batteries included. Cioè quando compri un giocattolo e poi non ci puoi giocare subito perché mancano le batterie. Ecco, in Python invece no, ci puoi giocare subito. L'installazione di base di Python contiene già tutta una serie di librerie per lavorare su numeri, matrici, liste, tabelle, file, tutta una serie di operazioni che in altri linguaggi di programmazione invece vanno installate a parte, vanno aggiunte delle librerie, non è di immediato utilizzo. Okay? Quindi questo faccia sì che con un unico scaricamento, senza dover fare, diciamo così, installazioni particolari, noi non avremo bisogno in questo corso di nessuna libreria in più rispetto a quelle che avete già, che sono già comprese nel linguaggio, pur potendo fare cose anche più evolute rispetto a quello che si farebbe, molti hanno fatto C. La libreria standard, quindi quella che è compresa nel linguaggio, comprende oltre 200 moduli specializzati su varie, che ne so, ad esempio, per dirne uno, CMath c'è già il modulo per la matematica con i numeri complessi. È già compreso. E quindi se dovete, quando farete conversione polare e rettangolare, se lo dovete verificare, potete scrivere un programmino. Questi sono i moduli principali, cioè tutti i moduli, scusate, non quelli principali, della libreria standard. Io ho messo in grassetto quelli che probabilmente più o meno avremo modo di usare, alcuni di questi. Tutti questi moduli, all'interno di ciascuno di questi moduli ci sono tante funzioni, qualcosa impareremo, no? Ovviamente non ci mettiamo a studiare in ordine alfabetico, eh? Nulla da imparare a memoria qua, in questo corso.
Però per dare un'idea della, diciamo così, ampiezza del tipo di programmi che si possono fare con l'installazione di base. Ma poi, grazie, diciamo, alla popolarità che ha guadagnato questo linguaggio, sono nate tantissime librerie più avanzate e tantissimi ambienti di sviluppo che ci permettessero di lavorare facilmente. Allora, in questo anello qua ho messo gli ambienti di lavoro. Noi lavoreremo con PyCharm principalmente, però ci sono degli ambienti di lavoro online via web, lo vedremo, quello che useremo noi si chiama Replit, il cui logo è questo, non è l'unico, ma ci sono degli ambienti di lavoro per sviluppare applicazioni scientifiche, di analisi dati, il più famoso si chiama Jupyter, è un ambiente di programmazione Python direttamente su web, direttamente dentro un browser, quindi a quel punto addirittura non devi neanche installare nulla, e così via. Quindi se no, lo stesso linguaggio ce lo ritroviamo incasellato in molti modi diversi, in molti ambienti diversi. Noi, per concentrarci maggiormente sul linguaggio, useremo un ambiente di sviluppo tradizionale come PyCharm, in cui si sviluppa il codice su computer. Chi fa invece data science, chi invece fa calcolo scientifico, preferisce usare degli ambiti un pochino più semplificati, come Spider o come Jupyter, dove il focus è principalmente sui dati e sui calcoli e non sul linguaggio. Però è un passo che potete fare dopo. Di solito chi lavora su questo è più interessato appunto ai... Voi nel secondo semestre farete un corso di analisi di algebra dove utilizzerete MATLAB per fare dei calcoli matriciali. In realtà anche in Python ci sono le stesse librerie che ci sono in MATLAB per fare lo stesso tipo di calcoli. Semplicemente usandole. L'ambiente di sviluppo PyCharm è quello che abbiamo velocemente visto prima, che ti permette di scrivere il codice, avere una serie di file di progetto e vedere l'output del programma, e anche il cosiddetto debugger, che impareremo, il nostro amico principale ci aiuta a trovare i problemi, far eseguire il programma passo passo e vedere che cosa fa. Ma ci sarà anche, useremo anche un ambiente di sviluppo online, si chiama replit.com, che è anche lì un ambiente di sviluppo molto semplice. Ho una colonna in cui scrivo il programma e una colonna in cui vedo l'output del programma, l'uscita, il risultato del programma. Il vantaggio di questo è che è online, quindi non devo installare nulla, quindi se vado a casa dell'amico, mi presta il computer, non ha bisogno di installare nulla, ma soprattutto a questo punto ogni programma che facciamo avrà poi un link. Quindi lo usiamo molto in laboratorio, ad esempio. Quando voi fate un esercizio, oppure lo fate per conto vostro a casa, non vi viene, e mi dite non mi viene, e come faccio a sapere perché non ti viene? Fammi vedere il codice che hai scritto. Allora, se l'avete fatto su PyCharm, dovete prendere il file e mandarcelo. Se invece l'avete fatto su Replit, basta che ci mandate il link, e noi andiamo su quel link e vediamo il programma. Quindi è molto facile per lavorare anche a distanza, anche via Slack, no? Come abbiamo già iniziato a fare. Così come per scrivere due righe di programma al volo, non dobbiamo creare un progetto, eccetera, eccetera. Quindi è molto comodo per fare cose di questo genere. No? Non li trattiamo in questo corso, ma ci sono gli ambienti dedicati per calcolo scientifico che vi ho accennato prima, dove sono più proprio legati appunto all'elaborazione, alla visualizzazione dei dati, anche interattiva. Non lo facciamo in questo corso, lo cito perché qualcuno potrebbe essere interessato più avanti. E poi c'è ancora un anello che ho messo qua, che è quello delle librerie applicative, degli ambiti applicativi. L'anello intermedio, tutto sommato, è una libreria di base. Ma poi ci sono tutta una serie di esigenze comuni. C'è tutta la parte di librerie scientifiche, tutta la parte di librerie grafiche, quindi per fare grafici, istogrammi, eccetera, eccetera, che sono qua, essenzialmente. Delle librerie per analisi dei dati, librerie per machine learning, tanto famoso, analisi di immagini, e poi ci sono quelle più specifiche di dominio, ad esempio, non so, per la fluidodinamica, per la meccanica, per i controlli automatici e così via. Cioè, si sono sviluppate nel frattempo moltissime ambienti, moltissime librerie in Python, quindi una volta che uno conosce il linguaggio è facile aggiungere, impararsi a usare chiaramente le funzioni di quelle librerie, per andare a scrivere un programma in cui, se mi devo fare, che ne so, l'inverso della matrice, non me la devo fare a mano, ma ci sarà già la funzione per farla. Se devo disegnare un istogramma a colori,
non me lo devo disegnare segmento per segmento, ma c'è già il metodo che mi fa tutto. Questo permette di sviluppare programmi anche molto complessi con un minimo, con un codice molto compatto, proprio perché fa uso di queste librerie, e tra l'altro tutto ciò che c'è in questa slide, sono tutte, ogni logo di queste corrisponde a una di queste librerie che sono citate qua, è tutto gratuito. Okay? Non c'è da pagare licenza per nessuna di queste cose. Questo è anche un motivo per cui ha preso molto piede Python nell'ambito del calcolo scientifico. Ok, non vi sto annoiare troppo. Di tutto questo ambiente, di questo ecosistema, cosa facciamo al primo anno? Beh, al primo anno ci occupiamo di questo. Il linguaggio, il core del linguaggio, neanche, non le cose più complicate, le librerie standard, i moduli principali delle librerie standard, e useremo PyCharm e REPL come ambienti di sviluppo. Poi, da lì, questa bolla di cose che conoscete si può poi espandere, chiaramente, in funzione delle vostre necessità. E dopo il primo anno, dopo il corso di informatica, cosa succede? Succede che io spero che molti colleghi delle materie degli anni successivi vi lasciano o vi incentivino a usare anche un po' di programmazione nelle situazioni che faranno dei loro corsi. Dal punto di vista dei corsi di informatica, questa è la mappa di ciò che offre il Politecnico alla triennale. Okay? Quindi noi abbiamo il corso di informatica primo anno, primo semestre. Nel secondo semestre chi fa informatica, chi fa ingegneria informatica, chi fa ingegneria elettronica ha un secondo corso in cui si fa essenzialmente il linguaggio C. Poi chi fa, chiaramente chi prosegue su ingegneria informatica avrà una serie di altri insegnamenti, poi c'è anche fisica lì dentro, c'è anche matematica, ma qui ho evidenziato solamente gli insegnamenti di informatica. Questi sono quelli per chi fa ingegneria del cinema, ingegneria gestionale. Questi sono i tre percorsi nei quali si fa più informatica negli anni successivi, nel secondo e nel terzo anno. Quindi informatica, cinema e gestionale. Elettronica, questo corso al primo anno, e ce l'ha più o meno lo stesso corso però al terzo anno, quindi è un corso in più per chi di voi fa questi percorsi, in cui chiaramente poi si vanno a approfondire, si imparano altri linguaggi, si imparano altri metodi di progettazione. Come sempre, una domanda che tanti mi fanno è: ma quanti linguaggi impariamo al Politecnico? Ma chi se frega? Ma sì, 5, 6, non so, dipende. Più che altro, che cosa impariamo a progettare? Quali metodi di progettazione, di analisi e progettazione? Okay? Poi il linguaggio, se c'è da imparare uno nuovo, in due settimane lo impari. Ma i concetti, invece, li impari una volta e ti servono per sempre. Poi, chiaro. C'è una domanda, scusami. Scusa? Non abbiamo corsi di informatica nella triennale di ingegneria edile. Come? Sì. Sì. Nelle altri corsi di ingegneria non ci sono altri corsi di informatica, cioè, o meglio, alcuni altri docenti mettono una parte, magari perché devono usare un tool, devono usare qualche cosa, e la insegnano loro nei loro corsi, però magari non sono corsi, questi sono i corsi che vengono fatti dai professori del Dipartimento di Informatica, ok? Che sono incasellati negli altri. Dopo ciò, quindi dopo informatica è la triennale, dopo la triennale cosa può succedere per chi è interessato all'informatica? Beh, noi abbiamo, ci sono quattro lauree magistrali che sono gestite dal Dipartimento di Informatica, una è ingegneria informatica, italiano-inglese, l'altra è ingegneria del cinema magistrale, c'è una laurea in data science and engineering che si concentra più su, appunto, sulla data science, e una laurea in meccatronica che si concentra più sulla parte di meccanica, di hardware, eccetera. Su queste lauree può accedere, no, se siete interessati a queste lauree magistrali, ma ne parliamo tra 3 anni magari, provenite da una di queste lauree triennali, potete accedere direttamente senza debiti. Mentre invece se provenite da altre lauree dovete fare un percorso integrativo, cioè prendere dei corsi che servono come prerequisiti, no, propedeutici alla magistrale. Questo è in due slide molto riassunta l'offerta del Politecnico in campo informatico. Io adesso qua mi fermo, vi faccio fare un po' di intervallo
c'è una parte ancora, datemi 20 secondi, c'è una parte ancora di queste slide, organizzazione del corso, che contiene informazioni più pratiche, sugli orari, sui laboratori, eccetera, eccetera. Allora, visto che non mi piace annoiarmi e annoiarvi, io questa parte l'ho già registrata. Quindi trovate già la registrazione linkata sul sito del corso, dovrebbe scattare, diventare pubblica oggi all'una, quindi qualche minuto fa. È una mezz'oretta in cui ci sono informazioni pratiche, ve la guardate con calma quando volete, non perdiamo tempo insieme a raccontare cose noiose. Vi lascio un quarto d'ora di tempo, ci riprendiamo quindi tra 15 minuti. Grazie.